Buongiorno a tutti. Allora, purtroppo Don Gabriele mi ha rovinato la sorpresa del titolo. Nel senso che c'era qualcuno, mi hanno detto, che aveva eh, il dubbio eh, se io parlassi del matrimonio oppure appunto del rapporto fra fede e ragione. No, effettivamente, questa espressione matrimonio di convenienza e di amore eh, si applica e si vuole, diciamo, criterio metaforico e interpretativo. Del rapporto che c'è fra due facoltà di conoscenza che noi abbiamo: l'una attraverso appunto l'autorità di Dio, e l'altra attraverso invece l'uso delle nostre facoltà naturali, della nostra ragione. Eh, qualche anno fa, quando mi trovavo ancora in Francia, ascoltai un pezzo di una conferenza di Michel Onfray, che per chi non lo sapesse è lo Di Freddi francese, diciamo. Il quale eh, sosteneva questo, diceva che la fede in Europa ha funzionato e si è mantenuta salda, integra fino a quando era limitata ad un assenso irrazionale, fino a quando la fede si basava su un sentimento, fino a quando la fede si basava eh, sul mero rispetto di un'autorità che non si poteva discutere. Poi da quando eh, Verso il XIII, il XII e il XIII secolo si è cominciato ad applicare la riflessione razionale sulla fede, secondo questo teologo, la fede non ce l'ha fatta più. La fede, eh, confrontata con la ragione, ha perso la battaglia ed è per questo che concludeva. Oggi noi non possiamo che essere agnostici, non possiamo che essere atei, perché appunto l'uso della ragione in materia di fede condurrebbe necessariamente in una sconfessione, in una falsificazione della fede stessa. Ora, questo modo di pensare di Michel Onfray eh, non è nuovo, anzi noi vediamo che la problematica eh, del rapporto fra ragione e fede è qualcosa che attraversa tutta la storia del cristianesimo e è un problema dalla cui soluzione Dipendono moltissime cose, anzi io ritengo eh, che sia il problema centrale e sia anche il motivo per cui, questo lo vedremo in seguito, la Chiesa ha scelto proprio San Tommaso come suo dottore comune e come suo riferimento negli studi. Allora, naturalmente il tema è così vasto che eh, non basterebbe un simposio di una settimana per esaurirlo, eh, e qui mi, mi, mi limiterò soltanto ai segni essenziali per cercare di farvi capire la questione nei suoi principi più profondi. Allora, chiaramente fin dall'inizio, eh, fin da quando il cristianesimo si diffuse, ci fu un tentativo di spiegazione, di indagine razionale su quello che diceva la rivelazione. Non fosse altro perché si trattava di rispondere alle obiezioni dei pagani. O agli obiezioni degli adepti di altre religioni che appunto cercavano di mostrare che il cristianesimo era falso. Era quindi, era quindi necessario in qualche modo spiegare il dato rivelato per far vedere che le obiezioni poste contro di lui erano obiezioni che non concludevano, erano obiezioni che non dimostravano la falsità del messaggio cristiano. E però, per tutta una serie di contingenze storiche, noi vediamo che. I più grandi pensatori dell'epoca patristica, pensiamo per esempio a Sant'Agostino, ma anche i, i padri greci, ebbene, hanno usato come sistema per investigare il dato di fede una filosofia di derivazione platonica, perché fra le varie filosofie diffuse all'epoca era quella che sembrava la migliore, appunto per rendere ragione, come dice San Pietro in una sua epistola, del, della verità di fede. Ora, chiaramente il sistema platonico, che qui non possiamo spiegare nel suo complesso, presenta molti punti di analogia con la fede cristiana e però chiaramente presenta anche alcuni punti di debolezza. Per esempio, eh, molti di voi sapranno che secondo Platone eh, l'uomo attraverso le sue facoltà naturali non può conoscere l'universale. Che cos'è l'universale? Vedete? Io attraverso la mia esperienza diretta conosco eh, Don Daniele, conosco Don Gabriele, Don Luigi, conosco questo uomo, quest'altro uomo, quest'altro uomo. No? Poi, però, la mia mente è capace di cogliere non soltanto questo uomo che è Don Daniele o Don Luigi o qualunque altro fra di voi, ma è capace di cogliere anche un concetto universale, cioè l'uomo, l'uomo, che si applica a ciascuno di noi. Ciascuno di noi è un uomo, non perché ciascuno di noi è uguale all'altro, eh, ma perché ciascuno di noi ha la natura umana. E allora la domanda è che cos'è la natura umana? Platone risponde che la natura umana che riscontriamo in ciascuno di noi esiste anche da sola, cioè esiste un mondo, quello dell'iperuranio, quello delle idee, dove appunto l'idea di umanità esiste concretamente. E quindi tutti gli uomini sarebbero una, parteci una partecipazione, un riflesso sbiadito di questa idea di umanità che esiste in un altro mondo. Questo perché? Perché Platone dice questo? Perché dice, ma come volete che attraverso la conoscenza di ciò che è sensibile, singolare e concreto noi arriviamo alla coscienza di quello che è immateriale eh, e universale? Quale appunto è il concetto, l'idea? E la risposta è che noi queste cose non le conosciamo astraendole dal, dal singolare, come dirà invece poi Aristotele, ma le conosciamo perché ci ricordiamo di un momento anteriore alla nostra nascita dove noi queste idee, questi concetti, li abbiamo contemplati realmente esistenti nel mondo delle idee. Ora, che cosa succede quando questo pensiero entra in contatto con il cristianesimo? Lo vediamo in Sant'Agostino, lo vediamo nella patristica, in generale nella patristica. Ebbene, chiaramente non si poteva mantenere l'esistenza di questo mondo di idee che sarebbero state increate e che l'uomo eh, aveva conosciuto prima della sua nascita, perché la fede cristiana ci dice che di increato c'è solo Dio e ci dice che l'uomo prima della sua concezione, della sua nascita, non esisteva. L'uomo non ha una vita preesistente a questa. E allora cosa si fa? Si sposta, si spostano queste idee in Dio, nell'essenza di Dio. E questo naturalmente è vero in questo senso che... Avendo Dio prodotto e creato tutto quello che esiste, è chiaro che Dio doveva avere nella sua mente l'idea di quello che stava per creare. E quindi in che modo l'uomo può conoscere questi concetti, queste idee, queste verità eterne, come dice Sant'Agostino, se non c'è più la reminiscenza platonica? Ebbene le conosce perché Dio gliele infonde. Ecco. Ehm, ehm, il problema della conoscenza in Platone dà luogo a eh, una particolare epistemologia, cioè teoria della conoscenza, e di conseguenza anche a una particolare filosofia e te teologia una volta che passa negli autori cristiani. Cioè come farò io a conoscere se si tratta di verità contingenti, sensibili, individuali, concrete, lo posso fare direttamente con le mie facoltà, con la mia ragione. Ma se si tratta delle verità eterne, particolarmente le verità su Dio, ma non solo le verità su Dio, anche le verità della metafisica, per esempio, allora non c'è altro modo di accedere a queste verità se non attraverso una particolare illuminazione da parte di Dio. Ecco perché se noi vogliamo sintetizzare in alcuni tratti le caratteristiche della teologia prima patristica, ma poi anche monastica, cioè della teologia del primo medioevo, dell'alto medioevo, noi, ebbene, seguendo l'esposizione del padre Gagnebet, che ha scritto un articolo interessantissimo sull'annata 1939 della Revuto Mista, un articolo fondamentale su cui si basa la maggior parte della mia esposizione, noi dobbiamo dire che questa teologia si caratterizzava per tre aspetti. Prima di tutto per il suo fine. Il fine della teologia patristica e chiamiamola così monastica, cioè quella dell'Alto Medioevo, è quello di amare Dio e unirsi a Lui. Lo scopo non è tanto conoscere. Conoscere è semplicemente un mezzo per arrivare all'unione mistica, spirituale. Con Dio. E questo non ci deve stupire, perché se la conoscenza di queste verità noi ce l'abbiamo soltanto per infusione, per infusione da parte di Dio, è evidente che, più io mi unisco a Dio attraverso la carità, attraverso la grazia, attraverso la vita spirituale, più io avrò una conoscenza più profonda di Dio è chiaro, è perfettamente coerente con l'epistemologia platonica agostiniana. E i mezzi di questa eh, teologia, ebbene, eh, saranno soprattutto delle disposizioni affettive e delle attività sopranaturali. Il buon teologo sarà il teologo santo, sarà colui che eh, avanza nella vita spirituale, che pratica la mortificazione, che cerca attraverso la meditazione di unirsi a Dio e, appunto, che lo fa in una man maniera affettiva. Attenzione, affettiva non vuol dire solo sentimentale, ma attraverso la sua volontà. Perché la sua volontà... Tende ad unirsi a Dio. E di conseguenza poi concretamente il metodo teologico consisterà molto di più nella spiegazione esegetica del testo sacro, nell'esemplificazione e nella persuasione, nell'esortazione. La teologia quindi in che cosa consiste? Secondo questi autori consiste ultimamente in un'esortazione, una persuasione a comportarsi bene. Certo, è anche necessario confutare gli errori di chi attacca la fede, ma questo è un ruolo molto secondario. In ogni caso, se si risponde alle obiezioni, se si risponde agli errori, lo si fa appunto non tanto per questa curiosità di conoscere, che per questi autori anzi diventa un'espressione di superbia, ma lo si fa per migliorare le nostre disposizioni affettive dell'unione a Dio. Ecco perché questa, questa teologia, secondo, gli autori, secondo i padri e secondo eh, gli autori del, dell'Alto Medioevo, è una teologia che ha carattere di scienza affettiva. Quindi non una scienza nel senso aristotelico del termine, come noi vedremo fra poco, c'è cioè una, una scienza che ha come scopo il conoscere e il conoscere con certezza, ma una scienza che ha come scopo questa unione affettiva a Dio. Naturalmente potremmo fare moltissimi esempi, io mi limito a qualche autore dell'Alto Medioevo, per vedere l'Alto Medioevo in realtà insomma fino a... Ancora all'undicesimo, al dodicesimo secolo. Gli esponenti di questa teologia, che molti storici definiscono monastica, proprio perché nel medievo perlomeno si sviluppò soprattutto nell'ambiente dei monasteri, benedettini e poi cistercensi. Eh, qui seguo soprattutto un'opera molto interessante di ehm, Evangelista Villanova, uno spagnolo, che ha scritto Una storia della teologia in tre volumi che esiste anche in traduzione italiana. Secondo uno studioso del Medioevo, Gregoire, la teologia per questi autori medievali è frutto di un'esperienza spirituale. Tenete bene conto di questa parola esperienza perché ci ritorneremo. E in quanto tale si trasforma nella teologia per eccellenza. Cioè io Dio lo conosco quando attraverso l'unione mistica ho una certa, una certa esperienza di lui. Dico una certa esperienza perché chiaramente... Esperienza di Dio in senso stretto non si può avere in questa vita, ma la si può avere solo nell'altra vita. Questo lo dico perché oggi ci sono molti gruppi carismatici che dicono: Sì, posso fare l'esperienza di Dio, come se Dio cadesse sotto i sensi, eh? come se provare una bella sensazione durante un ritiro, durante la preghiera, fosse fare esperienza di Dio. Eh, certamente non è così. Però vedete che in questa teologia l'esperienza spirituale nel senso di esperienza mistica è fondamentale, in un certo senso la font, è la fonte e il fine di questa teologia. E secondo un altro autore, Bertola, la teologia monastica si contrappone alla teologia scolastica come la scienza del cuore, che è finalizzata all'azione, si oppone alla scienza dell'intelletto, che è finalizzata invece al sapere. Ora naturalmente senza stare a citare tutti gli autori pensiamo soltanto a un San Bernardo, eh, autore di riferimento del Medioevo, figura estremamente importante, eh, per il quale esiste una certa opposizione eh, fra scienza e fede, eh, che lui crede di poter fondare attraverso San Paolo. Uh, la scienza e l'uso della ragione sono visti in chiave piuttosto negativa. Dopo il peccato originale l'uso della ragione è necessariamente e sempre compromesso e di conseguenza um, il ragionamento teologico deve procedere soprattutto per autorità. Certe cose si devono credere perché sono state insegnate prima di tutto da Dio nella Rivelazione, poi dai Santi Padri. E qualora eh, questa verità non venga capita oppure non venga rispettata, ebbene c'è un'altra autorità che sarà l'autorità della Chiesa e dello Stato che la, fa, che la può fare imporre, che può attraverso la coercizione far rispettare questa verità. Però appunto non c'è una vera e propria opera di persuasione. Attraverso la ragione, non c'è un'opera di approfondimento propriamente razionale del dato rivelato, anzi, secondo San Bernardo, l'uso della ragione significa dubbio, discussione, agitazione che tende a distruggere la fede dei semplici. Quindi, eh, il più, certo, è ammesso un certo uso della ragione, appunto per spiegare la Sacra Scrittura, per esortare al limite per. Confutare le obiezioni, ma che non va oltre, che non cerca di avere una penetrazione, un'intelligenza più chiara di quello che Dio ci ha rivelato. Ebbene per concludere l'esposizione di questo primo periodo, che dai padri va ai teologi medievali, e naturalmente facendo tutti i debiti, distingo perché eh, all'interno di una tendenza generale ciascun autore poi tratta il rapporto fede e ragione in materia particolare possiamo concludere che in questa prima fase in una fase che come ha dimostrato bene il padre Gagnevè, è la fase immediatamente che precede Sant'Ommaso e eh, fino anche autori come eh, San, ehm, eh, Sant'Alberto Magno e San Bonaventura, in questa fase il matrimonio fra fede e ragione è un matrimonio diciamo così di convenienza e perché è di convenienza? Perché a causa dell'uso dell'epistemologia platonico-agustiniana, ebbene, l'uso delle facoltà naturali dell'uomo, della ragione, è visto come un rischio, come qualcosa che ci porta al dubbio e all'incertezza, è visto come qualcosa che deve cedere di fronte all'esperienza mistica, di fronte alla vita di preghiera. Certo, il cristiano non potrà mai dire... Che la ragione è cattiva, che l'uso della ragione è cattivo, come faceva una corrente neoplatonica, quella cioè degli gnostici. Per gli gnostici voi sapete l'uomo è un'emanazione del divino, è di natura divina, che però si trova imprigionata in un corpo. E allora chiaramente la ragione, che è il modo proprio di conoscere di un'intelligenza che si trova in un corpo, è qualcosa di sbagliato, di negativo. Un cristiano questo non lo potrà mai dire perché sa benissimo che nell'uomo tanto l'anima quanto il corpo sono state create da Dio e quindi sono ugualmente buone, che le sue facoltà naturali sono buone, che la ragione è buona, quindi non dirà che l'uso della ragione è in se stesso cattivo, però dirà che eh, a causa della sua inadeguatezza la ragione può conoscere solo le cose particolari, contingenti singolari e che a causa del peccato originale la ragione è deficitaria anche in questo. Quindi a quale scopo avere la pretesa di penetrare nel, nel mistero divino attraverso uno strumento inadeguato qual è, qual è la ragione quando abbiamo la rivelazione e quando appunto la rivelazione ci viene manifestata attraverso l'infusione delle idee direttamente da Dio. Addirittura noi vedremo che per un autore come San Bonaventura non è strettamente necessario dimostrare l'esistenza di Dio, visto che appunto attraverso l'infusione l'idea di Dio in noi è in un certo modo innata e basta appunto eh, raccogliersi e ritirare in se stessi per ritrovare in noi questa idea, senza bisogno di nessun processo di tipo razionale. Fino a qui abbiamo visto la situazione fino a Sant'Ommaso. Ora, Sant'Ommaso, secondo tutti gli storici, rappresenta in questa precisa questione un punto di novità rispetto ai suoi predecessori. Novità non certo rispetto alle sue conclusioni. Eh. Sant'Ommaso ha la stessa identica fede che avevano Sant'Agostino, San Bonaventura, Sant'Alberto o San Bernardo. Non c'è una differenza per quanto riguarda le conclusioni della scienza teologica. La differenza, ebbene, consiste nella concezione della teologia, in come si arriva a queste conclusioni della teologia. E per capire qual è la novità introdotta dal pensiero di San Tommaso, noi dobbiamo ora vedere quali per San Tommaso sono la fine e i mezzi della teologia? Abbiamo visto per riassumere quanto abbiamo detto fino ad ora che, per la teologia patristica e monastica, il fine della teologia è l'unione mistica con Dio e i mezzi di conseguenza sono delle disposizioni affettive, quindi l'esortazione, la confutazione degli errori, gli esempi che ci spingono all'azione. E delle attività soprannaturali, la vita ascetico-mistica. Vediamo ora che cosa ci dice San Tommaso a questo proposito. Allora, qual è il fine della teologia? San Tommaso, già nelle sentenze, che sono una sua opera di giovinezza, San Tommaso era un giovane baccelliere, non era nemmeno ancora dottore, quando spiegava le sentenze a Parigi. Ebbene, già afferma in maniera chiara che la fine della teologia è la contemplazione della verità prima, è la conoscenza di Dio, è il perfezionamento dell'intelletto dell'uomo. Qui la differenza rispetto agli autori precedenti appare in maniera chiarissima. Per gli autori precedenti il pensiero e la conoscenza di Dio sono un mezzo. E il fine è l'agire, il comportarsi bene, voi sapete la famosa frase, eh? non ut cognoscamus sed ut bonifiamus, non per conoscere ma per diventare buoni, mentre invece per San Tommaso l'agire è un mezzo e il fine è conoscere Dio. E vedremo il fondamento ultimo. Profondo di questa concezione, cioè perché nella teologia la finalità diventa non più direttamente l'agire. Attenzione, questo non significa che il teologo non debba poi anche comportarsi bene per andare in paradiso. Ma attenzione, questo lo riguarda non tanto in quanto teologo, ma lo riguarda in quanto cristiano. Eh, dicevo per San Tommaso appunto si tratta il fine della teologia è la conoscenza della eh, verità prima e questo vedete ehm, per capire bene il perché di questa finalità che Tommasio assegna alla teologia noi dobbiamo ricorrere al commentario che egli fa eh, fra il 1257 e il 1259 quindi sempre durante il primo insegnamento di Parigi, ma un po' dopo le sentenze, sul libro di Boezio, De Trinitate. Il commento che San Tommaso fa su questo libro di Boezio, Il De Trinitate, è credo l'esposizione più chiara, più bella, più profonda, anche anche difficile, dell'epistemologia atomista, del modo con cui San Tommaso concepisce la conoscenza, sia in ambito delle scienze naturali, sia nell'ambito della scienza sacra che è la teologia. La prima domanda che si pone San Tommaso è le cose divine possono essere investigate facendo ricorso ad argomenti razionali, facendo ricorso quindi non solo alle autorità, non all'esempio di quello che hanno fatto altre persone prima di noi, ma utilizzando gli argomenti razionali, filosofici. Per San Tommaso l'argomento è la prova: eh? prove razionali. Possiamo applicare questo sistema razionale. Al, allo studio delle cose divine, ebbene San Tommaso apparentemente sembrerebbe di no, sembrerebbe che sia impossibile. Addirittura, una parte della scrittura, nel, nel libro dell'Ecclesiastico, leggiamo alzi ora te ne quesieris, non investigare ciò che è superiore a te. Ora, cosa c'è di più superiore a noi delle cose divine? E inoltre, un'altra obiezione corrente è. Ma se noi appunto possiamo applicare degli argomenti razionali alle cose divine, allora non c'è più la fede. Se io una cosa la conosco con la ragione non ci credo più. La conosco, non ci credo. E allora se non c'è più la fede non c'è più il merito. Vedete la pertinenza di queste obiezioni. Se con la ragione io capisco tutto della fede, se posso dimostrare eh, non, che la Trinità, l'incarnazione e altre cose, allora dove sta il merito della fede? Non c'è mica nessun merito ad aderire al teorema di Pitug Pitagora, a dimostrare il teorema di Pitagora. Ebbene, San Tommaso risponde citando un'altra autorità della Sacra Scrittura, eh, tratta la prima lettera di Pietro, siate sempre pronti a soddisfare chiunque vi chieda ragione della fede che è in voi. Ora, è chiaro che se qualcuno ci chiede il perché noi crediamo certe cose, non possiamo semplicemente rispondergli ci crediamo perché è così. Perché credi che Dio sia un ettrino? Eh, perché è così, perché l'ha detto Dio. Ma in questo modo noi non diamo ragione di quello in cui crediamo. Allora, rispondendo alla domanda, San Tommaso ci spiega perché il fine della teologia Consiste appunto nella conoscenza di Dio. Santomaso dice la perfezione dell'uomo consiste nell'unione a Dio. Questa è una verità evidente. È chiaro che per una creatura la perfezione consiste nell'unione con il suo creatore. Però attenzione in che modo l'uomo si unisce a Dio? L'uomo si unisce a Dio tanto più quanto più si unisce a Lui con tutte le sue facoltà e non soltanto con una sola di esse. Ora è necessario di conseguenza che l'uomo si unisca a Dio anche con l'intelletto e con la ragione, non soltanto con la volontà, con l'amore, come dicevano i teologi anteriori a San Tommaso, ma anche con il suo intelletto che è fatta appunto per contemplare Dio e con la sua ragione che è fatta quindi per investigare, per studiare le cose divine. In altre parole, la ragione per cui la teologia ha come fine la conoscenza e non l'azione è che l'uomo per essere unito a Dio lo deve essere anche attraverso questa sua facoltà che è l'intelletto e non soltanto attraverso la volontà che è la facoltà dove risiede appunto l'amore, la tendenza affettiva verso quello che noi conosciamo. Ora, attenzione, dice San Tommaso, conoscere Dio attraverso la ragione può comportare naturalmente dei problemi, può comportare naturalmente dei difetti, come qualunque tipo di attività. Ci può essere un difetto per presunzione, cioè se si presume di avere con la sola ragione una conoscenza di Dio in modo perfettamente comprensivo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire se io pretendessi con la ragione non di conoscere qualche cosa di Dio, ma di conoscere tutto di Dio e di conoscerlo perfettamente. E questo è evidente perché la nostra ragione è sproporzionata rispetto a Dio. Dio è qualcosa di molto più elevato rispetto alla nostra ragione, quindi non possiamo pretendere di comprendere tutto. Questo però non vuol dire che non comprendiamo niente, vuol dire che possiamo comprenderne qualcosa. Quindi il primo difetto può avvenire attraverso la presunzione, l'altro difetto può avvenire a causa dell'antecedenza, cioè in questa materia è la fede che precede la ragione. E non viceversa, ci torneremo quando parleremo del metodo teologico. Vedete, nella scienza naturale, nella filosofia, io, i primi principi sono dati dalla ragione, dall'esperienza anzi addirittura, no? Poi dall'esperienza, appunto, si risale alle cause, e dalle cause si possono dedurre altri principi. Ma nelle teologie, i primi principi non sono dati dalla ragione, che Dio sia Trinità, che Dio eh, sia incarnato, che Dio ci voglia beati che, e che ci ricompensi o ci punisca con il paradiso che è l'inferno, questo io non lo posso sapere con la ragione, lo so attraverso la fede. Attenzione però, questo non significa che una volta ricevuti questi principi attraverso la fede, io non possa ragionarci sopra. E infine, ultimo difetto, la sopravvalutazione. Cioè, quando si pretende che tutti abbiano una conoscenza ugualmente approfondita dal punto di vista razionale della fede. Santo Mato dice che questo non è possibile. Fra gli uomini ci sono persone, diciamo così, più intelligenti, persone più penetranti, persone più speculative e quindi queste persone potranno e dovranno, in certi casi, applicarsi allo studio razionale della fede. Ma altre persone non hanno queste caratteristiche, o perché non ci arrivano a un'intelligenza di tipo più pratico, più erudito, oppure anche semplicemente perché non hanno il tempo, perché magari sono presi dal fare altre cose. Quindi attenzione, il problema si può verificare quando una persona che non ha le capacità di fare il teologo... Vuole fare il teologo, non tutti dobbiamo essere teologi. E io ritengo che uno dei grandi problemi della Chiesa di oggi, anche di certi movimenti di reazione contro il neomodernismo, siano appunto persone che non hanno le disposizioni per fare il teologo, ma che pretendono di farlo, cadendo quindi in errori poi enormi, proprio perché eh, non sanno applicare come si deve eh, la ragione alla fede. Questo ci permette di rispondere alle obiezioni che ci eravamo poste all'inizio. Avevamo detto l'uomo non deve cercare quello che è al di sopra di sé. Ma attenzione, in che senso non deve cercare quello che è al di sopra di, te, di sé? Se si intende un uomo che non ne ha le capacità, allora questo è vero. Effettivamente, l'uomo. Eh, deve astenersi dal fare quello di cui non è capace perché altrimenti può facilmente cadere in errore. Se si tratta di qualcosa che è al di sopra di noi, nel senso che in nessun modo possiamo raggiungerlo, come se noi pretendessimo in questa vita di avere già la conoscenza di Dio che avremo in paradiso, anche questo è impossibile. Ma se si intende che l'uomo in nessun modo può applicare la, la ragione alle cose divine, questo è falso. Anzi, l'abbiamo appena visto, ce lo dice San Pietro, ce lo dice la pratica degli apostoli, che già cominciano a spiegare, a spiegare, a rendere ragione della fede. E la seconda obiezione diceva, ma se si riesce a spiegare tutto, se si riesce con la ragione a dimostrare di tutto, la fede non c'è più. Chiaramente se una cosa la conosco per deduzione, se la, una cosa la conosco per ragionamento, quella cosa non la conosco più soltanto perché un altro me l'ha detta. La fede vuol dire eh, avere una conoscenza attraverso la testimonianza altrui e se si tratta di fede naturale si tratta appunto di una conoscenza che io ho attraverso la testimonianza di Dio stesso. E San Tommaso risponde attenzione perché in teologia non tutti gli argomenti sono pienamente dimostrativi. Eh, gli argomenti pienamente dimostrativi non possono essere usati per dimostrare delle verità di fede in senso stretto, la Trinità di Dio, l'incarnazione di Gesù Cristo e gli altri misteri del credo non si possono dimostrare razionalmente, perché altrimenti vorrebbe dire che la nostra mente alla stessa capacità di quella di Dio, se noi soltanto attraverso la ragione arrivassimo a dimostrare i misteri della vita di Dio, vorrebbe dire che la nostra ragione è alla stessa altezza, alla stessa elevatezza di quella di Dio e questo è assurdo. Lì possiamo usare soltanto argomenti persuasivi, possiamo solo mostrare la convenienza di questi misteri, possiamo solo mostrare che questi misteri non si oppongono alla ragione. E appunto che questi misteri presentano una certa analogia, una certa convenienza con le cose naturali, ma non li possiamo dimostrare in senso stretto. Invece noi possiamo usare degli argomenti pienamente dimostrativi per confutare le obiezioni contro la fede. Effettivamente noi sappiamo che qualunque obiezione contro la fede è un'obiezione che non può essere vera e di, con di conseguenza attraverso la ragione senza ricorrere alla fede, noi possiamo dimostrare che questa obiezione non conclude, non ha la sua conclusione. Questo lo vedremo meglio parlando appunto del metodo. Ecco, un'altra domanda che ci possiamo porre sempre per quanto riguarda la finalità della teologia e quindi per arrivare alla sua definizione, per arrivare a capire la sua natura, è se le cose divine non soltanto possono essere oggetto di investigazione razionale, abbiamo visto che questo è possibile, ma se possono essere oggetto di scienza. Vedete? Eh, qui, quando parliamo di scienza, non parliamo di una conoscenza qualunque, qui parliamo di una conoscenza in cui io arrivo a rendere completamente ragione attraverso la sua causa di qualche cosa. Vi spiego. Prendiamo la proposizione Dio è onnipotente. Qui ho un soggetto che sarà il soggetto della scienza, Dio, ossia quella cosa riguardo al quale noi vogliamo eh, capire, quella cosa alla quale noi cercheremo di attribuire qualche altra cosa. E onnipotente è il predicato, cioè è una proprietà. Un qualche cosa che io posso attribuire al soggetto. In altre parole, dicendo Dio è onnipotente, io sto dicendo che l'onnipotenza fa parte di Dio, che l'onnipotenza è una proprietà di Dio. Ora, su quale base io posso dire che è Dio è onnipotente? Certo, lo posso dire innanzitutto perché Dio stesso me l'ha rivelato. E questa è la conoscenza attraverso la fede. Però la domanda qui è stabilire se io, attraverso un argomento razionale, posso stabilire che il predicato onnipotente conviene, appartiene al soggetto Dio in maniera necessaria. Questa è la scienza. Noi abbiamo ovviamente il caso della scienza naturale, pensate ad esempio all'antropologia, il soggetto dell'antropologia è l'uomo, e qui si tratta di vedere se alcuni predicati convengano all'uomo. Conviene all'uomo il predicato irrazionale? No, e posso dimostrare perché. Conviene all'uomo il predicato razionale, il predicato spirituale, il predicato capace di ridere? Sì, e posso dimostrare per, per, perché attraverso una verità necessaria. Ad esempio, perché l'uomo è immortale? Perlomeno l'anima umana è immortale. La risposta è perché è spirituale. Poi naturalmente posso anche dimostrare perché è spirituale. Quindi da quello capisco che l'immortalità dell'anima è necessaria, che possa attribuire immortale all'anima in maniera necessaria. Non so se mi sono spiegato. Qui vedete eh, che il concetto di scienza non equivale a quello moderno di scienza sperimentale, cioè di scienza le cui conclusioni potrebbero in qualche modo essere replicate sperimentalmente. Qui parliamo di scienza nel senso classico della parola, ossia conoscenza certa attraverso le cause, conoscere certamente che alcune proprietà convengono a un soggetto perché l'essenza del soggetto è la ragione d'essere di quelle cause, capire che l'uomo è capace di ridere perché la natura razionale, quindi una parte dell'essenza dell'uomo è la radice del, della capacità di provare meraviglia. Eh, ora, in che modo tutto questo si applica alla teologia? La teologia è veramente una scienza? Ebbene, anche lì apparentemente sembrerebbe di no, perché tutta la teologia precedente aveva detto che la teologia era piuttosto una sapienza, eh, un sapere eh, che conosce attraverso le cause altissime un sapere eh, di livello più alto. Ora, se una cosa è sapienza, non è scienza. Così dice l'obiettante. La, la seconda obiezione, ovviamente ne ho selezionate soltanto alcune. Nella scienza, la prova, la dimostrazione, la dimostrazione razionale, precede l'assenso. Prima bisogna che una cosa sia dimostrata, e poi io posso assentire, posso acconsentire a questa cosa. Se questa cosa non me la dimostri, come vuoi che ci creda? No? Io posso dire a chiunque, guardate, l'anima dell'uomo è immortale. Ho capito, ma se non me lo dimostri, come vuoi che io possa assentire a questa verità che l'anima dell'uomo è immortale? Ora, nella conoscenza soprannaturale, l'assenso della fede precede la dimostrazione. Cioè, io prima devo credere e poi posso allora applicare la ragione. Quindi non possiamo dire, sostiene l'obiettante, che la teologia sia una scienza. E inoltre ogni scienza si deve risolvere in principi primi che conosciamo di per sé. Ad esempio se noi prendiamo la nostra conoscenza naturale filosofica, vediamo che questa si risolve in una serie di principi che noi conosciamo non attraverso un'altra dimostrazione, perché non si può andare all'infinito, eh? si può dimostrare una cosa che la dimostra attraverso... A un certo punto bisogna fermarsi. E quali sono allora i principi primi di qualunque dimostrazione? Sono dei principi che noi conosciamo direttamente per esperienza e per, diciamo così, intuito e intellettuale. Esempio, il principio di non contraddizione. Io non posso dimostrare che una cosa è e non è al tempo stesso e sotto lo stesso rispetto, lo conosco direttamente, è una verità evidente. Ad esempio, la parte più piccola del tutto non è che la dimostra, è una verità che io capisco in maniera evidente. Ora, questo è chiaro nella teologia, ma nella, ne, scusate nella filosofia, ma nella teologia come facciamo a ridurre le dimostrazioni che facciamo a dei principi primi di per sé noti, visto che Dio non può essere oggetto di conoscenza evidente, di esperienza? Ebbene San Tommaso dice che per quanto riguarda eh, la conoscenza del divino, innanzitutto dobbiamo partire dalla definizione di scienza che ci dà Aristotele, che ci danno eh, i filosofi di quella corrente e vedere se la, nella conoscenza del divino noi ritroviamo questa definizione. La scienza, dice San Tommaso, consiste nel dedurre necessariamente una verità da altre verità note. È chiaro che la scienza deve partire da qualcosa che io già conosco e da questa cosa che io già conosco deduco qualcosa che ancora non conosco. Ora, vediamo un attimo il modo con cui le cose divine ci possono essere note, cioè come abbiamo la prima conoscenza delle cose divine. E Tommaso fa un'importante distinzione. Noi le cose divine le possiamo conoscere o in modo... Umano, secondo il nostro modo, in un certo senso abbassandole a noi, e allora le conosciamo come causa degli effetti che conosciamo attraverso i sensi. Esempio, io vedendo un mondo che è fatto eh, da cose, da creature che oggi ci sono e domani non ci sono più, capisco che queste creature non possono essere la ragion d'essere della loro esistenza, e da quelle risalgo a Dio. Va bene? Quindi io posso avere una conoscenza molto imperfetta di Dio attraverso i suoi effetti creati e naturali. E questa conoscenza, cioè conoscere Dio però in modo umano, in un modo imperfetto, per cui io conosco soltanto che Dio esiste e conosco solo alcune caratteristiche, alcuni attributi di Dio, ebbene questo dà luogo a una scienza che si chiama la teologia naturale. Filosofica. Che Dio esiste e che Dio abbia certi attributi l'hanno capito anche moltissimi filosofi non cristiani. Pensate ad esempio ad Aristotele. Se voi leggete il libro dodicesimo della metafisica di Aristotele, noi abbiamo la dimostrazione che Dio esiste, abbiamo la dimostrazione che Dio è eh, infinitamente intelligente, buono, onnipotente, eccetera, eccetera. E perché questo è accessibile alla nostra ragione. Però, come dicevo, è un modo di conoscere Dio estremamente imperfetto. C'è anche un altro modo di conoscere le, le cose divine e questo è il modo con cui le conosce Dio stesso e con cui i beati del paradiso le conoscono. Cioè, conoscere queste cose non più in maniera indiretta attraverso i loro effetti, ma conoscerle in se stesse. Ora, questo modo di conoscenza, cioè conoscere le cose di Dio non più attraverso i loro effetti creati, naturali, ma conoscere in se stesse è possibile all'uomo. E San Tommaso risponde con un'altra distinzione. Ebbene, in modo perfetto? No. Questo è possibile soltanto a Dio e ai beati. Ecco perché si, si parla di una scienza dei beati. Una volta che saremo in cielo, noi conosceremo perfettamente di Dio, conosceremo perfettamente per è, perché Dio è onnipotente e buono, ma anche perché è Trinità, perché si è incarnato in uno sguardo intuitivo semplicissimo. Avremo una perfetta scienza di Dio e dei beati. Però, attenzione, è possibile anche una conoscenza attraverso una certa partecipazione e assimilazione a della, alla scienza divina, cioè attraverso la fede. Noi queste verità, ad esempio che Dio è Trinità, che Dio si è incarnato, non le possiamo conoscere vere attraverso la ragione, ma le possiamo conoscere attraverso la fede che, attenzione, ci dà una conoscenza della realtà delle cose di Dio per come è, anche se è una, una conoscenza velata e oscura, come conviene a un uomo che è ancora in stato di via. E allora in questo senso ci può essere una scienza delle cose divine, anche una scienza soprannaturale che è una scienza che ha come suo fondamento la fede. In che senso allora ci sarà scienza? In che, scien in che senso appunto noi in materia divina potremo dedurre necessariamente una verità da un'altra verità nota? Ebbene in questo senso, che se noi prendiamo quello che Dio ha, ha rivelato, ci sono alcune cose, cioè gli articoli di fede che troviamo nel credo, che sono causa rispetto ad altre cose. In altre parole ci sono alcune cose, cioè questi articoli di fede, che fungono da principi primi. Mentre altre cose che si deducono a partire da questi principi primi sono come gli effetti, le conseguenze, le conclusioni di queste cose. Quindi vediamo in maniera più specifica in che cosa consiste il discorso scientifico in teologia. Ci sono alcune cose, alcune verità che sono principi primi. Cioè che non si spiegano attraverso un'altra verità. Ad esempio, il fatto che in Dio ci siano delle processioni, ossia, non chiaramente la processione, che ci sia qualcosa che procede, che deriva da un'altra cosa, questo noi lo possiamo conoscere solo per rivelazione. Va bene? Noi non, non potremmo sapere che in Dio c'è una distinzione di qualcosa che fa procedere e qualcosa che procede. Vedete, il Figlio che procede dal Padre, lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio. Questo noi lo sappiamo solo per rivelazione. Però, una volta saputo questo per rivelazione, noi possiamo dedurre altre cose. Possiamo, ad esempio, dedurre che questo modo di procedere in Dio può avvenire solo per via di intelletto e di volontà, perché in Dio non ci sono altre facoltà. Oppure, facciamo un esempio più concreto, se vogliamo. Prendiamo il caso del sacerdozio di Cristo. Che Cristo sia sacerdote me lo dice già la rivelazione. Lo dice San Paolo ad esempio nell'epistola agli ebrei. Però attenzione, questa verità io posso anche dedurla a partire da un'altra verità rivelata, ossia che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Perché se Gesù Cristo è vero Dio, è vero uomo, vuol dire che in un certo senso si colloca nel mezzo fra Dio e l'uomo, è il mediatore perché possiede qualcosa dell'uno e qualcosa dell'altro. Il mediatore è uno che si pone fra due estremi. Ora, essere mediatore nelle cose soprannaturali vuol dire essere sacerdote. Il sacerdote è il mediatore fra l'uomo e Dio. Di conseguenza, vedete, noi abbiamo due verità di fede, una che Cristo è uomo e Dio e l'altra che Cristo è sacerdote, che però se noi le analizziamo dal punto di vista, applicando la ragione, ci accorgiamo che non sono sullo stesso livello, non sono tutte e due principi primi, ma una è conseguenza dell'altra. Perché questo è importante, perché questo è necessario per l'uomo, almeno per certi uomini, perché appunto la conoscenza attraverso la sola fede ci fa conoscere le cose su Dio e su noi relativamente a Dio come altrettanti principi primi. È così perché Dio l'ha rivelato, basta. Però questo non basta per soddisfare al desiderio naturale che l'uomo ha di conoscere. E Sant'Omaso ci dirà che questo desiderio naturale che l'uomo ha di conoscere, appunto perché naturale, è buono. Poi certo abbiamo visto poco fa che questo desiderio può essere usato male, può essere disordinato. Ma attenzione perché l'abuso non toglie l'uso. Il fatto che alcuni eh, nel, eh, nel cercare questo desiderio, nel perseguire questo desiderio, Vadano al di fuori dal seminato, non significa che questo desiderio sia cattivo o peggio ancora che sia frutto del peccato originale. Questo desiderio naturale di conoscere è intrinseco all'uomo proprio perché l'uomo è un essere spirituale, razionale e ciò che è spirituale tende naturalmente a conoscere, le cose non spirituali non conoscono, come voi ben sapete. Ecco perché l'uomo deve cercare di soddisfare questo desiderio naturale di conoscere anche per quanto riguarda le cose di Dio e lo farà non andando a trovare cose che sono al di là o che sono contro la fede, ma mostrando che fra le varie verità di fede c'è un nesso perfettamente logico e questo lo si fa appunto mostrando che alcune verità di fede sono causa di altre verità di fede e che appunto le verità di fede che sono conseguenza hanno la loro ragione d'essere nella verità che invece è principio primo, perché Gesù, è, Gesù Cristo è sacerdote, perché è uomo Dio e questo spiega eh, in maniera assolutamente sufficiente. Attenzione perché la teologia attraverso questo procedimento naturale può anche andare oltre, cioè può non soltanto vedere il nesso di necessità che esiste fra le varie verità, ma può anche dedurre altre verità che non sono formalmente contenute nella rivelazione. Volete un esempio? La rivelazione ci dice che Gesù Cristo era uomo Dio e che di conseguenza la sua umanità era perfetta. Da questo i teologi deducono che Gesù Cristo per avere una conoscenza perfetta in quanto uomo aveva tre tipi di conoscenza. Aveva la conoscenza sperimentale, quella che abbiamo noi, cioè la conoscenza che attraverso eh, l'esperienza del sensibile poi astrae. Aveva la conoscenza infusa, che è una conoscenza miracolosa. Che Dio dà per miracolo, pensate a Santa Caterina da Siena che non sapeva scrivere e che impara perché Gesù le insegna attraverso delle specie infuse, attraverso una conoscenza infusa, però naturalmente questa è una conoscenza di tipo miracoloso. E infine l'uomo può avere la conoscenza dei beati, la conoscenza che noi avremo di Dio e in Dio quando lo vedremo faccia a faccia. Questa è in senso stretto una conclusione teologica. La scrittura e la tradizione non ci dicono che Gesù avesse questi tre tipi di conoscenza, ma lo possiamo logicamente dedurre a partire dal dato rivelato. Come rispondiamo alle obiezioni? In un'obiezione, appunto, dicevamo che in, in, eh, in qualunque scienza la prova precede l'assenso. Io devo prima provare una cosa e poi acconsentire, ma nella scienza divina io devo prima acconsentire alla fede e poi provare. E San Tommaso dice attenzione, questo è vero, però è vero solo per quanto riguarda le verità di fede che fungono da principi primi. Ad esempio è chiaro che per quanto riguarda il fatto che Gesù Cristo è uomo e Dio, questa è una verità prima, non la posso dimostrare attraverso un'altra verità di fede. Ma per quanto invece riguarda la verità dedotta da questa, allora sì, effettivamente l'assenso, non l'assenso di fede, ma l'assenso teologico. È posteriore appunto eh, alla conoscenza, al ragionamento. E poi, appunto, dicevamo che in ogni scienza deve risolversi in principi primi per sé noti: i principi della teologia non sono per sé noti. Io non posso sapere con la mia ragione direttamente, intuitivamente, che Gesù Cristo è Dio oppure che Dio è Trinità. E San Tommaso dice è vero, attenzione, ma la teologia è una scienza subalterna, cioè una scienza subalterna alla scienza di Dio e dei santi. Dio e i santi conoscono in maniera intuitiva, diretta, ehm, ehm, esperienziale, eh, che Dio è un ettrino, che Gesù Cristo è Dio e uomo e noi lo possiamo conoscere attraverso una partecipazione di questa scienza che ci è data per la fede. Quindi attenzione, questi principi è vero, i principi, questi principi è vero che non sono per sé noti per noi, ma lo sono per Dio e per i beati, e attraverso la fede noi partecipiamo di questa conoscenza, invece assolutamente e primariamente evidente. Quindi, alla luce di questa nuova concezione della teologia, di questa concezione per cui la teologia è veramente una scienza, anche se è una scienza sui generis, quali saranno le conseguenze sul metodo teologico? Ebbene, eh, le conseguenze saranno, in primo, in primo luogo, riguarderanno l'uso delle autoritates. Cioè, per San Tommaso, eh, l'uso delle autoritates, l'uso appunto di un'autorità che sia quella della rivelazione o che sia quella eh, di uno scrittore ecclesiastico, va bene per credere una verità, per sapere che c'è questa verità, ma invece non è sufficiente per sapere perché c'è questa verità. Per questo sarà necessaria la ragione. L'autorità, la fede, ci consente di credere, ma è la ragione che ci consente. Per quanto è possibile di comprendere. Ricordatevi quello che vi ho detto: che non tutte le verità di fede possono essere perfettamente comprese, ma ce ne sono alcune che vanno semplicemente credute, quelle da cui derivano tutti gli altri. Eh, questo spiega anche perché San Tommaso, pur avendo una grande riverenza per i padri, distingueva fra eh, i padri come testimoni della tradizione quale fonte della rivelazione. Noi sappiamo che la rivelazione non è tutta contenuta nella Sacra Scrittura, c'è anche una parte di rivelazione che si è trasmessa per tradizione. Ci sono dei casi in cui i padri semplicemente testimoniano questa tradizione che viene da Dio e allora in questo caso noi dobbiamo rispettare quello che ci dicono i padri, noi non possiamo andare contro i padri. Eh, Invece, ci sono dei casi in cui i padri semplicemente esprimono la loro personale opinione teologica e in questo caso, se c'è qualche ragione migliore, sarà lecito discostarsi anche dai padri, perché in questo caso non si tratta di una verità divina, si tratta di una spiegazione umana. San poi ci dice che cosa, ehm, come dobbiamo valutare allora, questa conoscenza per affettività, per inclinazione nei quali. I teologi a lui precedenti facevano consistere l'essenziale della scienza teologica. Allora questa unione a Dio che si ha attraverso il gusto, attraverso l'affettività, attraverso la volontà, attraverso l'amore, ha eh, un ruolo nella teologia. E San Tommaso distingue, attenzione, perché è vero, noi di una cosa possiamo giudicare in due modi. Il primo è per inclinazione affettiva. E ad esempio allora è chiaro che una persona virtuosa, mi potrà dire, mi potrà far vedere che cos'è la virtù. La persona virtuosa conosce la virtù in maniera quasi spontanea. Un po' eh, come se, eh, se, pretende, se prendete un idraulico, l'idraulico saprà conoscere, saprà fare un certo lavoro in maniera quasi spontanea. Una buona cuoca vi saprà fare un piatto sopraffino, a volte senza nemmeno sapervi spiegare le ricette, le dosi, eccetera. Ma attenzione, quando si tratta di una conoscenza intellettuale, di una conoscenza scientifica. Ebbene, eh, l'inclinazione affettiva non conta. Quello che conta è che la persona attraverso lo studio, attraverso l'applicazione dell'intelligenza conosca l'oggetto della scienza. E in questo senso, che cos'è la virtù, me lo può dire una persona esperta in virtù, un teologo morale, anche se questa persona non è virtuosa. Cosa vuol dire questo? Che eh, si può essere un buon teologo anche senza essere santo e si può essere santi. Anche senza essere buoni teologi. Anzi, ci sono dei santi la cui teologia presenta vari problemi. Naturalmente, non problemi che riguardano la fede, eh? problemi che riguardano la spiegazione teologica della fede. E infine, chiaramente, ci dice che il modo: ci dice che il modo proprio di questa scienza è il modo argomentativo. Eh, L'intelletto, abbiamo detto, cerca la sua perfezione nel conoscere, non nell'agire. Eh? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la, sci la, la scienza teologica, che la teologia non ha nessun rapporto all'agire bene, non ha nessun rapporto all'azione? Assolutamente no, c'è questo rapporto. Però attenzione, andiamo al di fuori allora della scienza teologica. Santo Maggio dice, si pone la domanda, ma è utile allora eh, illustrare la fede con degli esempi? È utile esortare? È utile spingere le persone a fare il bene? Sì, certo che lo è. Però attenzione, questo non dipende più solo dall'oggetto della scienza teologica, da come è Dio, dagli attributi che noi ehm, possiamo far convenire a Dio. Questo dipende anche dalle condizioni degli uditori. Ecco perché un sacerdote non farà la stessa omelia se si trova di fronte a un certo uditorio o un altro uditorio. Però un sacerdote darà la stessa spiegazione teologica se si tratta, di in quella, se si tratta appunto di parlare delle cose per come sono. Quindi la teologia in quanto tale non fa uso di argomenti persuasivi, ma semplicemente fornirà del materiale che sarà usato da un'altra disciplina, ossia la retorica oppure la, la teologia, che questa sì ha come scopo il persuadere. Ad esempio l'omiletica eh, oppure gli scritti dei padri avevano effettivamente come primo scopo il persuadere. Per concludere, eh, naturalmente ci sarebbe moltissimo da dire. Vediamo una, un attimo a volo d'uccello proprio in maniera rapida eh, che cosa ne è stato di questa concezione della teologia di San Tommaso nella storia. Voi sapete che Molti di voi probabilmente sapranno che nel 1277, quindi pochi anni dopo la morte di San Tommaso, eh, il vescovo di Parigi prima e il vescovo di Oxford dopo, i due maggiori centri universitari dell'epoca, erano tutti e due vescovi francescani, condannarono diverse tesi estratte da, eh, anche dalle opere di San Tommaso perché lo scopo non era tanto condannare questa o quell'altra idea di San Tommaso, lo scopo era opporsi a questa nuova concezione scientifica della filosofia che sembrava opporsi alla concezione tradizionale, quella eh, appunto dei padri e quella degli autori monastici, non capendo che eh, qui non si trattava di materia di fede di rivelato, qui si trattava semplicemente... Della spiegazione che si dà del rivelato e che quindi può essere soggetta a variazioni, può essere soggetta a un approfondimento, a un miglioramento. Questa condanna ebbe effetti grandissimi nel Medioevo perché noi vediamo che fino al termine di quest'epoca la visione teologica che trionfa è una visione profondamente anti-intellettualistica, che si concretizzerà con le teologie di Occam. Che resta comunque piuttosto aderente al dato rivelato, ma che però mostra una grande sfiducia nei confronti della ragione, eh, di Scotto volevo dire, scusate, e infine di Occam. Occam arriverà alla conclusione che la ragione, a causa della sua debolezza, non è nemmeno capace di conoscere le cose di questo mondo, che gli universali, di cui abbiamo parlato all'inizio, sono, sono soltanto una parola di convenienza. Noi non abbiamo niente che ci accomuni, noi ci diciamo uomini solo perché fra noi c'è una certa somiglianza. Ma questo non significa che tutti noi abbiamo la stessa natura umana. Qual è la conseguenza di questo pensiero? Del nominalismo, di un pensiero in cui la ragione è sempre meno importante, la ragione viene considerata sempre più eh, inadeguata a conoscere la realtà, quindi figuriamoci a ragionare sul dato divino. La conseguenza è un atteggiamento che tende al fideismo. Devo credere solo perché Dio ha rivelato, e se voglio capire di più, si tratta semplicemente di pregare, di fare qualche sforzo ascetico. Ecco la devozio moderna. Unite a questa atmosfera tipica del Trecento e del Quattrocento, una situazione nella quale la Chiesa come autorità perde la sua credibilità a causa della cattività avignonese, a causa del grande scisma e degli scandali che, eh, che sono seguiti, e noi abbiamo l'eresia luterana. L'eresia luterana si, si trova la sua spiegazione essenzialmente in questa profonda sfiducia verso la ragione e poi anche verso l'autorità umana preparata. Se vogliamo, dalla condanna del 1277. Continuiamo il nostro volo d'uccello. Noi ci accorgiamo che nel Cinquecento invece c'è una grande ripresa della teologia come scienza, grazie a nuove figure del tomismo. Il tomismo, se volete, come eh, scuola di pensiero, nasce soprattutto fra, il, eh, fra la fine del Quattrocento e soprattutto nel Cinquecento. Pensate a teologi de, del calibro di eh, Tommaso de Vio, detto il Gaetano, pensate eh, alla scuola di Salamanca, Vittoria, Soto, pensate a Silvestro da Ferrara, tutti in questo periodo. E questo periodo è quello che prepara il concilio di Trento e di conseguenza una rinascita della civiltà cristiana della cristianità una rinascita del dogma cattolico. Purtroppo nei secoli successivi eh, la tendenza antiintellettualista, in parte per influenza dei protestanti, in parte per la permanenza di certe tendenze legate alla devozio moderna, continua e se noi prendiamo la fine il Settecento... Noi ci accorgiamo che in Europa c'era un clero, come dice lo studioso francese Jean de Vighery, specialista di questo periodo, specialmente in Francia c'era un clero che moralmente parlando era a posto, eh, dal punto di vista della fede era a posto, ma che era completamente carente dal punto di vista intellettuale. Abbiamo da un lato Voltaire con i filosofi che attaccano la ragione con argomenti pseudo-razionali e... Gli apologeti invece di rispondere con argomenti razionali, come diceva Santo Maso, per far vedere che quegli altri argomenti non erano conclusivi, che erano falsi, cosa rispondono? Sì, è vero, la ragione forse dice questo, ma noi abbiamo la fede. E quindi fede e ragione si oppongono, ma dobb dobbiamo seguire la fede. Voi capite la facilità con cui un terreno del genere, in un terreno del genere si è svolta la rivoluzione francese e poi diffusasi in tutta Europa. E infine per arrivare a un'epoca più vicina alla nostra, noi potremmo dire: com'è possibile che ci sia stata la crisi del Concilio Vaticano II, visto che la Chiesa a fine Ottocento ripropone il tomismo come filosofia sicura, come filosofia e teologia di riferimento? Ebbene, perché se andiamo a studiare gli storici di quel periodo, se andiamo a studiare le opere composte in quel periodo, noi vediamo che accanto a un piccolo gruppo di persone che avevano veramente capito il pensiero di San Tommaso e che lo diffondevano come tale, infatti fra le due guerre ci sarà una grande rinascita cattolica anche a livello sociale, proprio perché il tomismo arriva a imporsi anche di fronte alle correnti moderne. Però attenzione, questo movimento resta limitato. Un'altra grande parte... Prendeva il tomismo come semplicemente un altro principio d'autorità. Sono tomista perché la Chiesa mi chiede di esserlo. Se la Chiesa mi chiedesse il contrario, farei lo stesso. Perché? Perché non si erano capiti i fondamenti del tomismo, non si era capito che, la Chiesa, che il tomismo non è vero perché ce lo propone la Chiesa, è la Chiesa che ce lo propone perché è vero. Ed ecco perché, alla vigilia del Concilio, noi abbiamo coloro che hanno fatto il Concilio, che pur apparendo tomisti non lo erano affatto. Prendiamo un caso su tutti, Chenu che scrive nel suo libro poi condannato eh, Les Soir, Une école de théologie, dice che la teologia non è altro che l'espressione concettuale di un'esperienza mistica. E qui naturalmente abbiamo la dottrina modernista, la dottrina modernista stessa che è un frutto di quell'antintellettualismo che caratterizza tutto un filone ahimè, che noi troviamo all'interno del pensiero cristiano, ma che poi abitualmente sfocia in conclusioni non cristiane. Questo, attenzione, che cosa vuol dire? Vuol dire che la teologia dei padri e dei medievali o anche di certi teologi posteriori, che non è corrispondente a quella di San Tommaso, sia tutta falsa o che sia tutta pericolosa o che sia tutta da rigettare? No. Semplicemente vuol dire che San Tommaso fa un passo in più e riesce a conciliare la fede e la ragione in un matrimonio che non è più di convenienza, ma è un matrimonio di amore. È attraverso questo perfetto equilibrio che ha fede e ragione che noi troviamo il fondo della religione cattolica che non consiste nell'escludere, ma consiste appunto nell'unire. La ragione usata bene non contraddice mai la fede, la fede capita fino in fondo non può mai contraddire la ragione. Questo è il motivo per cui la dottrina cattolica è perfettamente intellegibile. Questo è il motivo per cui, se la dottrina cattolica viene capita e spiegata in questo modo, è destinata inevitabilmente al trionfo. Grazie.